Salve a tutti ragazzi e rieccoci qui in questo nuovissimo video. Sì, è di Skyrim, anche se non vedete il personaggio perché sto in modalità invisibile con l'invisibilità. Allora, sì, come vedete sono andato a creare qui su Xbox un assassino illusorio, quindi utilizzando l'abilità, l'incantesimo invisibilità e il mio pugnale, il mio rasoio. Vado a uccidere da dietro tutti i miei nemici, come potete tranquillamente vedere dal video. Allora, perché questa classe? Poi, come vedete, sto utilizzando l'argoniano. L'ho scelto per il semplice motivo, visto che sulla PlayStation non ho potuto concludere l'avventura che avevo iniziato, ho detto riniziamola su Xbox con l'argoniano. Però facciamo un piccolo cambiamento sulla scelta di come tirarlo su. Infatti ho deciso di tirarlo su con l'abilità illusione e l'abilità furtività. E armi a una mano, poi armatura leggera, ma ancora non l'ho aumentata. Allora, se volete sapere dove trovare invisibilità, l'incantesimo invisibilità, non vi preoccupate. Farò subito la guida. Invece, se volete sapere come tirar su un personaggio ladro illusionista, non vi preoccupate che in un video, se volete, vi dico un po' come aumentare lo status, su cosa concentrarci sopra le varie abilità e così via. Intanto qua muoiono tutti. Ed è veramente bello giocare in questo modo. Non avevo avuto tanto l'opportunità di giocarci, tranne che con il personaggio con la Bretone su PlayStation 3, visto che quella era all'81. Mi divertivo a utilizzare un po' di tutto, dall'evocazione, dalla distruzione, arcieria, un po' di tutto, perché ormai era potenziata quasi su tutto. C'è alcuna E traccia? l'assassino illusorio non l'avevo mai allenato. Allora, come vedete, già sono a un buon punto. A livello, no, a live riguardo la campagna principale, avrò fatto 4-5 missioni. Non mi ricordo cosa devo fare. E invece, riguardo alle gilde, sono entrato in quella dei ladri, come potete ben vedere. Ho preso la chiave dello scheletro e la dovrei andare a consegnare, ma non mi va di consegnarla, visto che, per chi non lo sa, è un grimaldello indistruttibile. E quindi se voi provate a scassinare qualsiasi cosa, se sbagliate non si distruggerà mai, e quindi fa sempre comodo tenerselo nell'inventario. Allora, se qualcuno di voi si chiede per quale motivo ancora non ho caricato nessun video, ora cari ho caricato questo, ma da quando ho messo il video di Skyrim, perché ho intenzione di finire prima Alan Wake e Max Payne, altrimenti diventerebbe troppo un casino. Voglio concludere quel che ho iniziato per poi riniziare per bene, con un po' più di organizzazione, il tutto. Allora, le guide che ci saranno, se qualcuno di voi se lo chiede. Ho in mente qualche guida, molte guide, molte, su un argomento soprattutto. Però non so se farle in live come sto facendo ora, oppure come ho fatto sempre, di giocarle prima e poi commentarle. In live l'unico problema che ci sta è la durata dei video. Per il semplice fatto che se andremo a realizzare una quest importante, quindi abbastanza lunga, e se ne andranno mezz'ora, non posso caricare un video di mezz'ora, quindi lo dovrei tagliare in varie parti. Però vi ritroverete poi una guida divisa in tre video. E questo per una guida non è che va tanto bene, non è che ci sta alla grande. Quindi ho intenzione di fare qualche video in live, così andando in giro, qualche quest che so che è abbastanza corto, oppure andare in qualche caverna, in qualche grotta, così a zonzo, o cacciare qualche cervo. E le guide, lasciarle guide. Cioè, me la gioco con calma e poi taglio le parti che devo tagliare e le commento e vado così a creare la guida che poi andrete a vedere. Quindi con questo è tutto, spero che ora vi
ho schiarito le idee sul fatto se Skyrim l'avevo comprato o no, se lo continuavo o no. Sì, lo sto continuando per i cavoli miei, nel senso sto andando avanti anche per poi offrirvi le guide, altrimenti se rimango a questi livelli mi trovo un po' in difficoltà perché sono obbligato a svolgere determinate missioni, quest, prima di fare la guida. Intanto qui sono nelle erbette, bambini invincibili che con quest'aria da supereroi se ne vanno in giro, sapendo che non moriranno mai. Io vi lascio con il mio amico qui argoniano, questa volta l'ho fatto rosso. Rosso, e a presto, diciamo, perché mi squillo il telefono ogni volta che devo salutare, maledetti? Va bene, non me ne frega, squillerà anche se è un'emergenza, non mi interessa. Allora, io questo vi saluto e ci si vede a un prossimo. Perché no, così però non mi si vede la faccia. Così neanche, mettiamo la luce del sole, ecco così. Ci si vede al prossimo video, ciao belli!